Un'altra volta uno scandalo fiscale incredibile dove in modo totalmente legale più di 100 multinazionali, 120 politici, manager, celebrità si scopre che non hanno pagato le tasse, mentre ci troviamo in delle situazioni nei nostri paesi dell'Unione Europea dove i cittadini, le imprese ordinarie sono schiacciate continuamente da una pressione fiscale incredibile. Questo è un senso di ingiustizia che i cittadini sentono e quello che percepiscono che la politica non riesca a reagire proprio perché è collusa, proprio perché ci sono le persone più influenti al mondo coinvolte. E mi chiedo, per quanto rispetti il commissario Moscovici e il lavoro che sta facendo, dove diavolo è il presidente Juncker, la persona che ha guidato il Granducato del Lussemburgo per 20 anni e che ha fatto dell'elusione fiscale un metodo per arricchire il proprio paese, dove diavolo è? Perché rappresenta lui oggi l'istituzione della Commissione europea e su questi temi dovrebbe metterci la faccia. Io sono stato in Lussemburgo, hanno un sacco di belle aziende con tantissimi citofoni, tantissime caselle postali e pochissime persone che ci lavorano dentro. Questo cosa significa? Che è un sistema all'interno dell'Unione europea, in un paese fondante, che molto spesso ci fa la morale a noi paesi del sud sulle riforme da applicare, che non applica la riforma più importante che dovrebbe fare, ovvero quella di eliminare questo sistema schifoso di elusione fiscale, perché si tratta di interessi di migliaia di miliardi e sono coinvolti tutti, ripeto, politici, grandi aziende, manager, personaggi famosi. Riportiamo giustizia a partire dai paesi fondanti dell'Unione Europea. Grazie.